Buonasera a tutti. Allora, dove mi trovo? Mi trovo alla campagna di papà. Sì, facciamo un vlog, un'esterna. A me sono le 5 del pomeriggio, ecco perché ho detto buonasera, ma non lo so quando andrà in onda, sto a me in tempo di montarlo, trovarlo, vabbè. Come vedete sempre la mascherina, portate sempre la mascherina, che ci dicono sempre di pubblicizzare e sponsorizzare sto fatto la mascherina. Ancora è presto. Allora, mamma, sono di una stanchezza orrenda. Stamattina sono andata al lavoro, poi sono passata da mio papà a trovare mio papà, come stava, come stesse siamo. Ho detto beh, io devo andare in campagna, sì, ti accompagno. E quindi quando mio fratello ha aperto il cancello c'è stata veramente una novità che non abbiamo mai notato, sta cosa qua. E mo giro la videocamera, ve lo faccio vedere. Allora, raga, per i nati stanchi il portone si chiude. Cioè, mai vista una cosa del genere, mai. Mi fa tanto strano, mi fa, ma sai cos'è? Andiamo a vedere. Vabbè, ora bando alle chiacchiere, cioè, vabbè, ora bando alle chiacchiere, quasi scherza, vabbè. Anche per sdrammatizzare il periodo che stiamo vivendo, e vogliamo andare a vedere la campagna di papà. Che situazione sta, mamma mia, con la mascherina tutti i brufoli escono, è proprio una croce. Per vedere, cioè, col fatto del Covid, il fatto che praticamente siamo stati chiusi più di 2 mesi in casa, quindi vediamo un po' la situazione della campagna a che punto sta. Ah, raga, volevo farvi vedere questa cosa bella. Aspetta. Allora, questa qui praticamente è una tieni mascherina. Quando praticamente come queste ci sono le zone aperte, come in questo momento, la mascherina invece di perdere, perché io di solito tante, siccome mi appendeva all'orecchio, volava, ecco, la mia collega ha ideato un laccetto, questo laccetto qua, e quindi ferma e blocca la mascherina. È comodissima, così non le perdo più, anche se ora che me la sto toccando, la sto facendo, la devo cambiare o almeno sterilizzare, perché beh, è andata. È andata. Allora, ve lo ricordate? Mamma, come è fatto grande! L'albero di foglie d'alloro, mamma mia, è fatto proprio gigantesco. Sì, tutto folto. Qui ci sono. Che cosa sono? Susine? Susine? Le susine. E poi ci sono i classici fichi, che presto seccheremo e li facciamo maritati. Io ci vorrei fare la marmellata. Belle, fresche, sì, fresche, sì. E qui, guarda un po'. È un maestro il mio papà, visto? Guardate. Allora, qui c'è la piantina di pomodori. Fanta, guarda, i primi pomodori. No, vabbè, raga, guardate. I primi pomodori. Ma infatti oggi sono andata a casa sua e ho detto, vabbè, solite cose, papà come stai, per la mamma e tutto il resto. Ho detto no, mo devo andare ad annaffiare le piantine di pomodori. Wow! Ma guarda quanto sono carine, pure qui stanno. No, vabbè, fantastiche. Fantastiche. No, è arrivato il mio papà. È arrivato il mio papà. Paolo, sai che i miei iscritti ti mandano le condoglianze? Sono stati i miei iscritti, i miei follower di Ah, YouTube. io Vabbè, ringrazio. capisco. Ringrazia, ringrazia. Grazie veramente, raga, che sono stati proprio vicini. Mi hanno mandato un sacco di messaggi. Aspetta che giro. Ecco qua. Per il mio papà, mi hanno mandato un sacco di messaggi per la mamma, ma tanti, sono stati proprio bravi. Grazie, Veramente grazie. Vabbè, mo' vi faccio vedere le cose di papà mio, che bravo. Ok, io ho già filmato un po', ho fatto vedere. Dai, va, spiega. E spiega. devo spiegare, le piante dei pomodori bisogna Il si curare. annaffiano la sera, se Ah, no. ecco perché ho detto devo andare a annaffiare i pomodori mo', io sono venuta. Ok. Qui va,
sennò quel pomodoro che c'è dentro si fa nutrire, la semente che c'è, Sì. non fa una bella maturazione Ah, bene. vedi? E non Ok. fa. E si pianta, si Niente, annaffiano. il cannito È il non l'ho messo cannido. ancora tutto, se non crescono le Ah, e piante. tu li avvolgi nel cannetto. Aglio Ha preparato. preparato papà il cannetto perché poi le piante quando crescono le avvolge qua. C'è forte! Tutto fatto a casa, No, non paghiamo niente. mantenilo come Sì. Vabbè, stanno. che quello è il peso che c'hanno. Che peso c'hanno? Non c'è, però io li so fare, quando raccoglio Ah, le non faccio. ti stanchi la stanca, la spalla, la schiena, non ti stanchi. Bello, Niente, quelle bello. sono le piante di melanzane. Ah, le melanzane buoni questi. E manco la fiori, so. Ma ancora non ci aspetta, ne Fiore. sta una mi pare che. Ah, eccola! Piccola! Ah sì, gli levo un po' di terra, che quello si allunga, era proprio in terra. Quanto è bello. Ma non ci mi stanno a crescere belle, non lo so, E andiamo. papà, però sono stati 2 mesi con il Covid, non si poteva venire, quindi la terra si è un po' trascurata, che qua bisogna coccolare la terra. Ma guarda, no, l'unica è quella, vabbè, sta nata. Ah, ma è Ma piccola, è non ci mi mignonna. stanno a crescere, abbiamo un altro tipo di concimo, capite? Tengono concimo che li brucia le piante, manna, e No, poi no. la mandata hanno concimo che li brucia No, le no. piante. Vabbè, Allora, su tipo di frutta, no, ma loro ce l'ha giusto già una, oggi. Insomma, ma non sapono di niente, No? non ci sono. Questo sta Queste qua si già. fanno pure più grosse, ma La quest'anno, sì, dai, chiamo susina. La Susina, pure. pernedda. No, è buono, sta pulita. E quella che matura, boh, ma queste sono più grosse, si fanno, ma c'è più È grosse. buona. Quello tipo che aggiù ne sta, per raccontarti una cosa, aggiù ci ho detto proprio Cristiano, c'è me mi ho fatto un tipo, Aspetta, aspetta. Allora dimmi, questi qua, i ceci, questi sono piante di ceci. Io mi papà, io me ne ricordo che questi qua me li mangiavo pure così. Verde, mo sono Verdi. seccate, mo a chi le piacciono se le mangia così. Ah, li posso assaggiare? Ma ci sono. Vediamo. Io mi ricordo da piccola. No, ci mangia, le mangia. Ah. Allora, raga, questi qua sono i ceci. Io così me li mangiavo. Così, questa qui è il ceto. E li mangiavo così. Ah, sono buoni. Oh, non sa so di niente, pa. Ciao. Si Il treno! passa mo, si passa lo treno, da parecchio, qualche un paio di mesi che non ci È passava. ben normale col Covid, Con la non. cosa con la Ma è coronavirus. bello, se l'ho imparato pure papà! Buono? Mamma, non tanto buono. Le mandorle. No, insomma, sono pere quelle, ma non sono nostri. Buono. Arco di limone, no, ma non annuncia nessuno. No. Porco, sopra il lievo, niente. Però per la cima ancora è via qua. Beh, forse in futuro. A tutti d'India. Queste mi mangiano Queste? difficili, queste qua se ci meglio, queste Sì, più. aspetta, assaggio questi. Ma infatti ricordo che avevano il sapore del verde. Ah, è verde, no. Questi sono più buoni. Sì, questi sono più buoni. Che c'è? Giro, il mio fratello ride che mi sta filmando. È un canale di cibo e noi quindi ti mangia. Rimproveratelo, raga. Guarda che ho dei follower abbastanza No, esigenti. non faceva appena la pianta, ma sono guarda. meno dei peperoncini che uscono le porta Antonio. Buone, peperoncini. No, papà, li porto ai ragazzi. Se gli piacciono. Quelli dolci. Quale? Ah, questi peperoncini dolci. Ma i friggitelli, pa?
questi sono quelli dolci, però. Quelli frigidelli? Diavolicchi dolci. A chi gli piace la menta? La menta! Me la prendo, la menta, gli cresce spontanea. Questa me la prendo. Raga, vi ricordate questo piccolo ramo? Qui c'era pieno di susine. Fantastico. Non ce ne sono. Una. Come mai? Era piena di fiori a maggio. L'anno passato. Invece qua quest'anno non ha portato niente. Due, tre, niente. L'anno scorso era piena di fiori. Mi ricordo feci le foto qua. No. Ai ragazzi sono piaciuti tanto. Uno soltanto è bello questo. Un ramo. L'anno scorso era tutto pieno. Era secco. Stanno è proprio tutto Covid, tutto virus stanno. Ok, la zucchina! Quanto mi piace le zucchine! No, vabbè! No, guarda! No! Bellissimo! Guarda, ci si cresce bene, sono queste piante. Queste sono ancora verdi. Sono più verdi queste, però. Ma non lo so. E giù gli hanno punto saga, non c'è. Bello. Ma non ci mi sta piacendo, quest'anno non ci mi sta piacendo tutta. È mannata, diciamo mannata. Cioè è fatta brutta nella, sulla pianta e tu l'hai tolta. Non cresce più. L'hai buttato pure al giro, hai cucinato la cavetta, non ci cresce più, però è vecchio meglio. La fritta è ottima. Fritta è ottima, ma no, Qua c'è una naga di... La Pernedda. La Pernedda. Io non ci so la che chiamare italiano. Vabbè, la susina. Ma vedi, ceci proprio seccati. Che non secca, è il tempo che stanno più allo sole. No, non c'è secca. Peccato. No, devono seccare apposta che poi me ce e poi la raccogliere. Raccogliamo e ce le mangiamo st'inverno. Non sapevo, io pensavo che si mangiavano solo così verdi. Che bello! Seccano apposta e questa è la Pernedda. C'è bello. Qua c'è un albicocche. Ma è proprio quella che si anticipa. Ma che è? Ah sì, questo è l'esperimento che ha fatto l'anno scorso, che ha annestato tre frutti. Albicocca, susina. Qui c'è l'albero delle frucce. Proprio tutto misto. Qualche naga è seccata, l'ha giudaggiato pure. Peccato. Queste le pere. Vai che sono le pere. Di questa parte qua sono le pere più assai. Sì, però a quanto pare è tutto in ritardo stanno. Qua. È tutto in ritardo stanno. No, ancora è presto. È proprio presto, ancora ok. Meno male. Ma se ci diano tempo ti faccio avviso. No, mi devi fare avviso perché qua vogliono vedere tutto lo sviluppo. Il mese di luglio. Che bello quell'albero. La fine di luglio. Si comincia a vedere maggiore. Bello. Qui abbiamo altri pomodori. La gennaffia adesso, la gennaffia. No, si bruciano. Ma gli piglia fastidio che la gente acqua di pomeriggio. Ma le mandorle, quelle sono mandorle fresche? Quelle sono le cotogne. Le cotogne appena crescono. Ma vedi qua, c'è uno scoglio che all'epoca era tutto mare qua. Queste sono cotogne piccoline, che belle. Cosa? Che cosa va? Ma non vi sono. Che cosa? I crisommole? C'è una caccia secca pure. Mi sto dono. Due crisommole. Albicocche. Sì, penso che sia albicocche. Papà, le crisommole sono albicocche? Albicocche.
No, ne sono due soltanto a Sorbicocche. Sorbicocche, ragazzi, ecco, dobbiamo tradurre. E le mandorle, poi le mandorle fresche, stavo schiacciando i pomodori qua io. Queste sono le piante ancora più migliori che mi sono riuscite. Ah, di pomodori. Pomodori qua, ma che, si è che faceva frigio. Qua. Non sono uscite ancora tanto bene, boh. Ma sono le fiore, boh. Là, le mandorle, qua, le mandorle fresche, che ma mi devo fare il latte di mandorla, mi devo fare. Papà mi cresce gli alberi perché mi faccio il latte, bevo solo latte di mandorla. E me li fa. Allora, di qua si vedono le mandorle. No, eccole! Le mandorle fresche. Mm-hmm. Belle. Quanto latte di mandorle. Ma questo è d'agosto. Sì. Questo è d'agosto. Agosto. Sì. Poi alcune papà li fa maturare, li fa seccare, li schiacciamo, a Natale facciamo i pasticcini. Tutti gli anni era così. I sostini pure quelli che ti ha aiutato, che sono acerba ancora, però sono troppino picchia più migliore se vecchio cresce. Beh, secondo me la grandezza non importa, il sapore, no? È bio, è tutto bio. Soprattutto. Di qua. Vieni qua, ya, guarda! La corona è più assai. È proprio bello! C'è foto che quando maturo stanno pure la sesina gialla. La gialla e la rossa. Tutti i colori, tutte belle. Mi faccio certe foto belle. Un profumo sta menta. Belli. Guardi che c'è qualcuno poi. Ci sai, non c'è secca. Poveretto, mannaggia, è proprio il periodo. Ma per il fatto che confina dal cristiano non hai problemi? No. Meno male, va. Perché confina proprio dal... Okay. No, no. Cioè questo qui è il recinto, il perimetro. No, sì. Dopo c'è quello del cristiano. E il nostro albero sporge è quello là. Meno male. Non c'è problema. Meno male. Certo che stanno con sto Covid, ci siamo persi lampacioni, asparagi, tutte queste cose, se poteva. C'è cosa. Sono pure asparagi, ma non ne sono pure. O erba. Sì, tutta erba. Sì, no, quelli là. Quelli che sono lunghi. Raga, come faccio a fare? Questo qui è pieno di spine. È asparago. Qua. È pieno, non si, sicuramente sul video non si vede, però comunque è una piena di spine. Ecco, eccolo qua. Ho fatto lo zoom. Quello lì è tutto, è uno asparago. Ma è seccato, è fatto brutto. Perché purtroppo non si poteva venire. Nel periodo che si poteva raccogliere. Qua. Qui ce n'è quello secco. Questa è un'altra creazione di papà. Quando gli avevamo, tu gli avevamo, gli è picchia una sierra e la mia mamma ha messo a fuoco. Ah, ok, non serve a niente. Sì, perché lì c'è il cammino. Tutto cresce, però ci vuole pure tagliare. La radice... ci vuole messo a fuoco. A fuoco. La radice tutto cresce fino a che... fino a che sto. Cerca sempre di sopravvivere. Peccato. Peccato, sì. Artistico sì, no? La sussina gialla, però ancora sono acerbe. Sono acerbe, tutto acerbo ancora. Ma vabbè. La pera. Un altro tipo di pera. Ma sono le pere di San Giovanni? Questo già non c'è pere di San Giovanni. Non segno l'albero, ma quando non me ne ha portato niente. Ma stanno proprio, non ci ha portato niente di buono a nessuno. Quanto è bella la figa, guardate, con il fiore. La fichidindia. È forte.
E tutto questo, le alberi di olive. Vabbè, le olive a ottobre, raga. Eh sì, ne abbiamo parlato. E niente, questo è il grandissimo albero di fichi. Facciamo un sacco di fichi. Queste sono le zucchine, bellissime. Oggi non le portava acqua, io ero lì dietro. Ma è nuvoloso. Allora io mi devo spostare, gli apri l'acqua, quanto è d'acqua. Ah, il pozzo. Quando volete veniciate. Vabbè, ci salutiamo. Saluta, pa, ciao. Vabbè, non ha detto, vedete, non ha capito, raga, comprendetelo. No, il tavolo qua, mamma faceva il pane e le orecchiette. Qua ma la mamma faceva le orecchiette qua, il pane. Qui abbiamo vissuto la nostra infanzia. Qui abbiamo mangiato. Fatti i compiti. Fatti i compiti. Ho imparato a cucinare qua, raga. Aprivo sta piccolo tavolo. Infatti, vedi, allora, se voi notate, il tavolo pende soltanto da un lato, cioè va su, non è il terreno, credetemi. È proprio che il fatto di stare qua, di impastare, a fare forza, praticamente si era smollato, si sono smollati praticamente le gambe, si sono smollate. Vedete, ora si vede la pendenza che pende più da un lato. Si è smollato le gambe, praticamente faceva una pendenza proprio perché si è... E ci lavoravamo sempre su questo punto. E la mamma era pure piccolina di statura. Se quindi... andate, ciao! Ciao! Sì, deve innaffiare papà. Ma ha aperto il pozzo, papà. Queste qua sono le scale del pozzo. Questo è il suo pozzo. Ma sei ingegnato qua? Che è successo? Una cisterna. Ah, una cisterna! Dove praticamente... No, vabbè! Raga, questa è una cisterna. Cioè, bidoni così, non ha comprato niente. Questo è un peso dove praticamente si schiacciano le fave. Questa è una cisterna piena di acqua dove raccoglie l'acqua. Guardate un po', qui c'è pure la fontanella. Dove va a finire? Qua sui pomodori, sulle zucchine, sulle melanzane. E così annaffia. È fantastico, papà. Hai visto? C'è tutto che ci vuole veramente ingegno. Senza pagare, senza spendere nulla. I papaveri. I papaveri qui. Infatti pensavo che si andava a forza di braccio, invece no, quanto apro una manopola e noi che ci stavamo a preoccupare. Cioè raga, noi ci stavamo a preoccupare, invece quanto apro una manopola E vabbè, va raga, allora è una bella, è stata una bella serata con papà, ma non li facciamo un poco compagnia. Noi ci salutiamo, ci vediamo alla prossima. Scusate, sono tutta scombinata, però quando si viene in campagna è così. E poi torno da lavoro, non è che sono al massimo. Sì, ci vediamo, raga. Mi fa tanto piacere. Spero che anche a voi fa piacere. Ciao, ciao.